Buongiorno e buona giornata e soprattutto buon fine settimana a tutti voi dal vostro Nicola De Lucia. Allora, mettiamo in chiaro queste cose. Sì, ieri vi avevo parlato al video della Royal Rumble che arriverà però subito dopo questo video, dove ora andremo a parlare del Milan, che ieri sera nel primo anticipo della giornata numero 21 del campionato massimo di Serie A italiana di calcio maschile ha espugnato, seppur con un solo gol, il Brescia, con il gol del giocatore che vedete in nella copertina di questo video, ovvero Rebic. Però devo dire una cosa. Allora, sono d'accordo che hanno giocato in trasferta e va bene. Posso essere d'accordo che Ibrahimovic non era in serata perché, insomma, c'è anche 38 anni, quindi. Però, insomma, sbagliare tante occasioni mi sembra un po' esagerato. D'altronde, cioè, parliamoci chiaro. Se la partita finiva 0-0, il Brescia non rubava niente. Cioè, io lo dico perché, oltre al fatto che sono tifoso milanista, però bisogna dire le cose come stanno. Io dalla partita che ho visto ieri sera, il Brescia meritava il pareggio e quasi quasi anche la vittoria. Comunque, andiamo un po' all'analisi della partita, dove nel primo tempo, che comunque c'è stato grande equilibrio per pochi tratti, però, perché il Brescia per un buon tempo ha dominato. Cartellini gialli per il Brescia, Bessabelli, eccesso di fuga per il Milan, Chiaer, che nel primo tempo non mi è piaciuto affatto come Condi. Sì, anche Ibrahimovic però. Theo Hernandez per atterramento e appunto Condi ad 1 minuto al 45. Nel secondo tempo l'uomo della risoluzione, o meglio della rinascita, chiamiamolo così, Ante Rebic, che entra al 58° minuto al posto di uno spento Leao ieri sera e che imbecca, seppur molto facilmente, perché il gol secondo me era facile in quella posizione da realizzare, ci è voluto anche un po' di fortuna, vabbè. Comunque, Ander Rebic con assist di Castillejo al 71° ha dato sfogo a tutta la tensione che anche io da casa avevo e ha regalato al Milan una vittoria importante, che con questo risultato, che è il quarto utile consecutivo, terzo di fila in campionato, fa salire il Milan al sesto posto, zona Europa League, con 31 punti. È vero, il Cagliari andrà a San Siro contro l'Inter, ma è altrettanto vero che i nerazzurri si dovranno rifare. Sì, poi magari c'è anche il Parma che in caso di vittoria potrebbe raggiungere i rossoneri. Comunque, sta di fatto che dopo questo successo il Milan sarà impegnato in Coppa Italia nei primi giorni della settimana prossima e il 2 febbraio ci sarà Milan-Verona. Verona, che in questo turno sarà impegnato in casa contro il Lecce, quindi diciamo che sulla carta potrebbe essere favorevole la partita contro a San Siro contro il Verona. Ovviamente bilanciando, centellinando le forze appunto per la Coppa Italia, che è un obiettivo comunque del Milan. Quindi, insomma, anche perché, insomma, parliamoci chiaro,
L'Atalanta sì, è zona Europa League, ma lotta pur sempre per un posto in Champions. Quindi, comunque, l'importante per i ragazzi di Mister Pioli è appunto di continuare ad avere buoni risultati. Allora, per quanto riguarda i bookmaker, la vittoria del Milan, nonostante era molto favorita, tra l'1 e 60, l'1 e 68, il 2, insomma, appunto, il Brescia ha tenuto test. Per esempio, se andiamo a vedere il primo tempo, nonostante il possesso palla sia stato più del Milan, il Brescia si è resa pericolosa, insomma, e quindi concludiamo. Rebic il risolutore, il Milan fa 3 su 3 di fila in campionato. Che dir, viva il calcio e forza Milan! Ciao a tutti, ci vediamo a frappè per la Royal Rumble. Ciao!